attacco rapido di Rattata stanno cominciando a dare fastidio. Dai, basta. Comunque abbiamo già un bel gruzzoletto. Allora scendiamo. E ci dovrebbero essere, sì. Ora ci sono quei tizi del Team Rocket. Ok. No, non è quello del Team Rocket. Questo è un altro Zubat che rompe i maroni. Non si scappa. Cioè pure non si scappa. Non solo ci fa perdere tempo. È brutto colpo. Come se non bastasse. Vai via, grazie. I mocciosi devono lasciare spazio agli adulti, sì. Perché tu sei adulto, eh. Vai a delinquere come lavoro. Bravo. Team Rocket. Sì, Team Rocket. Sentry. Potrebbe essere un problema con rotolamento. Però la vediamo. Usiamo raffica. Brutto colpo per fortuna. Rotolamento. Madonna. Facciamolo fuori o ci farà fuori lui? Sì. Ok. 258 punti esperienza. Quasi a livello 17, 18. Devo per forza cambiare. Metto Charmeleon. Ho dato 650 pozioni a Pidgey. Però vabbè, è necessario. Sti attacco rapidi di Rattata stanno cominciando a dare fastidio. Man mano che c'era il drago. 78 punti esperienza per tutti e due. Pidgey sarà a livello 18 finalmente. Hai avuto la meglio sulla Cloud Team Rocket. Sono completamente KO. Vinciamo 416 denari. E Pidgey si evolve. Seconda evoluzione. Finalmente il pennuto sta diventando un pennuto più grande. Pidgeotto eccellente. Oh, che carino Pidgeotto. Ok, ora possiamo anche mettere Magikarp primo. Però lasciamo Pidgeotto come seguace. Perfetto. Ma basta Zubat, dai, basta. Altra recluta del Team Rocket. Team Rocket troverà i fossili, li rivitalizzerà e li venderà a caro prezzo. Questo è lo scopiano del Team Rocket dentro il Monte Luna. Recluta Team Rocket. Ok, manda Rattata. Ne abbiamo... Sapete che c'è? Voglio provare con Magikarp. Attenzione, prima lotta di Magikarp. Brividi, attacco rapido. Ci ha tolto un sacco di vita. Azione. Ok, non è la prima lotta di Magikarp questa. Ancora è troppo debole. Andiamo Charmeleon, va. Attacco rapido. Mannaggia a te, stupido Rattata. Ritira Rattata. Chi manda? Zubat. Ah no, Rattata e Zubat praticamente. E Sentryu. Ila di Drago, quello più pericoloso sicuramente. Zubat, fatto fuori. Charmeleon 150 punti esperienza. Rattata. Ila di Drago, senza dubbio. Attacco rapido, basta questi attacchi rapidi. Ila di Drago, perfetto. 157 punti esperienza. Se non sbaglio, uno degli ultimi. Una delle ultime reclute. Vinciamo 416 dollari. No, ma che dollari? Danari. Comunque abbiamo già un bel gruzzoletto. 5768. Basta. Un altro Zubat. Via. Ok, e finalmente qui. Ah! Addirittura un gruppo di Zubat. Non bastava uno Zubat a sfida. Addirittura tre insieme. Ma vaffanculo, vaffanculo. Ehi, giù le zampe. Questi due fossili li ho trovati io. Sono miei. Questo è da vedere, mio caro. Intanto a destra abbiamo la barella. C'è Charmeleon che chiede il cambio. Pidgey che sta morendo. Solo Magikarp è in forma, chissà perché. Vabbè. Magikarp non è in grado di sostenere ancora una lotta. Lo togliamo e mettiamo Charmeleon. Ah, ritira Koffing. Buono. Manda Voltorb. Ok, meno male. Usiamo Ira di Drago. Addio Voltorb. 264 punti esperienza. Buono, buono per Magikarp. Come? Non l'ha dato in Magikarp. Grimer. Ancora Ira di Drago. Non ci credo, un PS.
Aveva 41 PS sto maledetto. Usa graffio. Ok. Ok, un altro Pokémon e saliamo a livello 25 con Charmeleon. Cioè Charmeleon al 25, Magikarp al 15, Pidgeotto al 18, macello sta squadra. 292 punti esperienza, buonissimo. Livello 25. Hai avuto la meglio su Miguel Cervellone. Bene, ce li divideremo. Zerdas vince 288. Uno a testa, non bisogna essere avidi. Va bene, allora vediamo un po'. Basta, Geodude, torna a fare la pietra, non rompere le palle. Vaffanculo. Abbiamo, vediamo un po', abbiamo. Vuoi l'Elix fossile? No. Vuoi il Domo fossile? Allora sì. Il Domo fossile è Kabuto, mentre l'Elix fossile è Omanyte. Io prenderò Kabuto. Hai ottenuto il Domo fossile. E Miguel Cervellone prenderà. Ok, allora questo è mio, prenderà l'Elix fossile. Ora in Menzipal. Usciamo da questa grotta che è degna del miglior girone degli inferi. Prima prendiamo questo antidoto però. E andiamo via. Dov'è l'uscita? Fatemi uscire. La situazione sta degenerando. Addirittura un gruppo di Paras. Via, via Magikarp. Corri via veloce. Corri via veloce nel vento. Siamo fuori. Sì. Ok. Percorso 4, Monte Luna, Celestopoli. Via, finalmente possiamo correre. C'è luce, possiamo correre. Liberi, dei prati. Ah, sì. Allora. Va bene, a quale Pokémon vuole che lo insegni? Ma cosa? No, vabbè, non insegnare niente. Ah, questi qua insegnano delle mosse forti. Va bene, pugni e calci, perfetto. Via. Sopra qua non c'è niente, mi pare. C'è solo una Pokéball lì che andiamo a prendere subito. Zerda su YouTube trova MT-05. Bello che non ce lo dice cosa c'è. Ci tocca andare a vedere ogni volta che cacchio sono. Allora, MT-05 è boato. Quello di prima era furto, giusto. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui. Allora, sopra c'è una tizia. Giù tanta bella gente che si allena. Direi di andare subito avanti. Poi ci torniamo lì. Dobbiamo curarci Pokémon assolutamente. Ah, siamo già arrivati a Celestopoli. Davvero?